pigrizia e magnificenza d'annunziana in qualche modo continua sempre ad affascinarci. Però volevo dire, forse sono i media che avrebbero teoricamente, e è un paradosso, la possibilità di indagare, di esplorare il mondo d'annunziano. Perché? Perché D'Annunzio è un anti-accademico, ha detto giustamente Bernardini, nasce come cronista mondano, cioè le cronache romane, bizantine, eccetera, eccetera, come erano, aiutatemi. Va bene, quindi nasce come un personaggio con una certa meravigliosa vacuità, va bene? E di lì cerca di costruire gradatamente il proprio mito. Questo mito si può costruire perché? Perché D'Annunzio intuisce di vivere sempre più in una società di massa e intuisce che la cultura si sta trasformando in industria culturale. Detta in sommario, non è che lo dico io, sono una cosa assolutamente risaputa, naturalmente. Però vi dico in breve una sintesi: prima si vende lo scrittore, poi magari si vende l'opera. Prima vado a qualche talk show televisivo e poi scrivo un romanzo. Prima, se proprio devo debuttare nel romanzo, vado all'Isola dei Famosi e forse avrò la possibilità di pubblicare il mio primo romanzo o vinco MasterChef. Spopolo, bestseller. Vabbè. Ecco, D'Annunzio questo l'ha capito perfettamente, che doveva vendere oltre all'opera, buono o cattiva che fosse, ma doveva vendere l'autore e doveva autorappresentarsi nella sua vita inimitabile e di conseguenza ammiratissima. È lo stesso meccanismo per cui io agogno di essere Ballotelli, cerco sì di imitarne la pittinatura, ma non sarò mai Ballotelli, purtroppo. Così come D'Annunziano poteva sì comprare gli stivaletti di Capretto bicolore, ma non sarà stato mai D'Annunzio, però era l'ammirazione, sapeva che cioè, l'inimitabile in serie, va bene, attraverso questa sorta di serialità. Questo cosa significa? Che D'Annunzio ricerca continuamente la scena e il palcoscenico, lo ricerca letteralmente nel teatro, oltre che nel romanzo, eccetera, scena in cui si apre, qui non è Andrea Sperelli che è molto snob e sofisticato e pensa di scrivere per il poeta lettore, no? No, apriamoci alle masse, cioè cerchiamo di parlare al pubblico, non stiamo racchiusi nella nostra torre d'avorio con la nostra penna d'oca, no. Per cui cerca prima la scena teatrale e lui diventa l'artefice, il regista, il dominus regis, eccetera, eccetera. Ma questo non vi è sufficiente. Nel 1914, qui probabilmente dovrei parlare di cose che mi riguardano, non di cose che non mi riguardano, vabbè, si dedica al cinema, no? Raccoglie questa offerta assolutamente vantaggiosa di concepire quella vastissima tela punica ambientata nel terzo secolo del Cristo durante la guerra punica, che è Capiria, di cui vedete il libretto, chiamiamolo di Sala, con un manifesto conservato in mostra. Capisce che il cinema è un palcoscenico elettrico assolutamente irraggiungibile rispetto al teatro dal punto di vista quantitativo del pubblico, e questo non è poco. Perché? Perché i letterati italiani, gli scrittori italiani erano sì dei mercenari nei confronti del cinema, ma se ne vergognavano, so Ferga, Bozzano e compagnia, si vergognavano di essere di vendere la propria opera sotto banco al cinema, mentre D'Annunzio, con orrenda espressione attuale, ci mette la faccia, ma ben sembra che Capiria l'abbia fatto quasi lui, e che quel povero Giovanni Pastrone, che è il regista, a cui cambia addirittura il nome, perché questo Pastrone è troppo prosaico, e quindi lo nomerà Piero Fosco, non regista perché non esisteva questo termine nel 1914, e nei titoli si legge Piero Fosco,
vigilò l'esecuzione. Bellissimo, dice che regista, che regista. Vigilò l'esecuzione, che perifrasi è assolutamente meravigliosa. A un certo punto però lui sta sempre un po' dietro, d'accordo? Lui capisce, soprattutto la hit, la firma di Torino, corrispondendogli una somma iperbolica, che lui si intasca pieno di debiti ad Arcachon, quindi in esilio per creditori, non per motivi politici. Va bene, si intasca un'enorme quantità di soldi per avere prodotto la vastissima tela punica romana. Va bene, però tutto sommato non gli è sufficiente. L'interventismo può procurare una nuova platea, soprattutto una nuova scena di tipo politico. Eccolo qua. Non primo, non certo l'interventista della prima ora, direi tra gli ultimi, va bene, intervenire, cioè tra Corradini, ma i futuristi sono sicuramente più dalla prima ora interventisti rispetto ad Annunzio. Credo. Poi D'Annunzio arriva lì, siamo nel maggio del 14, la guerra scoppia dopo un po' di giorni, dopo il 24, ora del maggio. Però intuisce anche, uomo di media, intuisce anche che la guerra è il più grande palcoscenico che gli possa essere offerto. E con coraggio, bisogna riconoscerlo, appunto non è armiatevi e partite, no, armiamoci e partiamo, anche lui parte per la guerra, oltre, nonostante sia cinquantenne, e quindi indossa tutte le maschere possibili. Alpino, il poeta soldato del Sabotino e del Felici, che penso sia il manifesto della mostra, ma anche, che so, il motonauta beffardo di Bucari, o l'aviatore impavido e ascetico che lancia manifestini e non bombe, d'accordo? Il monocolo alato, a me prima pure quello del notturno, il ferito, eccetera, eccetera. Per cui indossa le divise più disparate, lui lo può fare perché tutto sommato è fatto, si è creato una grande personalità e diventa una sorta di mostro sacro. Però ancora durante la guerra, in fondo lui subisce una partitura che è condotta da altri. Dove lui secondo me è genio, è quando si costruisce il suo palcoscenico. E se lo costruisce nel 1919 con l'impresa fiumana. Fiume è veramente un grande happening, oggi diremo, che dura 15 mesi. E in Fiume, a Fiume lui sintetizza forse tutte le forme di teatro, è una forma di teatro totale, quello che lui era, altro che Wagner, lui lo fa davvero con migliaia e migliaia di comparse. Di legionari, di fiumani, di donne fiumane, eccetera, eccetera. E si trapassa dalla tragedia greca alla falloforia, non so, dall'orgia priapesca al mistero medievale, alla sacra rappresentazione, alla commedia dell'arte, se volete, va bene, fino addirittura all'operetta, va bene, per i detrattori, ma perché no? Bene, con l'operetta, dove poi ci sono le guest star, quelli che arrivano, importando Marconi, cioè arriva Marconi con le lettere e lancia un radiomessaggio, Toscanini arriva, tutto si tiene, va bene, tutto viene contenuto all'interno della spericolata impresa umana. Però potrebbe essere anche, viene concepita l'impresa fiumana oggi, naturalmente paradossale, potrebbe essere un meraviglioso serial TV per Bernadette, ma perché? Perché ci sono continui colpi di scena, gli uscocchi che pirateggiano, fanno la guerra da corsa, vedrete la nave, la nave Cogna, va bene, che viene rapina, viene dirottata da Palermo, va bene, non mi ricordo dove, viene portata a Fiume, da
D'accordo? Quindi ci sono dei continui colpi di scena sino alle cannonate della corazzata Andrea Doria contro il palazzo della Reggenza. Notte di San Silvestro, terribile notte di San Silvestro. Va bene, ancora si spara via terra, si portano i panettoni, non so, ai legionari, va bene, che stanno combattendo contro le truppe regolari, eccetera, eccetera. E lui naturalmente un po' ferito dai calcinacci, perché lui c'è veramente in quel palazzo della Reggenza, mica scherza, mica si è nascosto. Se lo becca il calcinaccio, è l'ultima ferita. Ed è in fondo l'ultimo ad abbandonare la nave, ad abbandonare la scena. Ecco il mostro sacro. Altro che gli attori, altro che Ruggero Ruggeri, ma non scherziamo, non so, è D'Annunzio che non si fa rapire la scena nemmeno da Mussolini. Vabbè, Mussolini è un ospite, una star, una guest star, ma comunque un ospite che va e viene, eccetera, eccetera. Assolutamente incommensurabile, ha già creato il fascino di combattimento, ma è incommensurabilmente inferiore rispetto alla fama internazionale che si è procurando D'Annunzio. Persino Lenin simpatizza per lui, persino Lenin, non so se vi spiego, potrebbe pendere a sinistra, potrebbe pendere a destra, non si sa. Quindi serial TV. Dopo che D'Annunzio abbandona Fiume nel gennaio, inoltrato, credo, del 1921, c'è, finalmente poi finisco, finalmente per voi, ecco, c'è in fondo un film che è La nave di Gabriellino D'Annunzio, del figlio quindi, che in qualche modo potrebbe adombrare l'impresa fiumana. Naturalmente La nave è stato concepito nel 1905-1906, rappresentato nell'8, quindi non può presagire nulla, va bene, tutto ciò che ho detto. Ma con il senno di poi, dopo l'esperienza fiumana, probabilmente, non so quanto delle intenzioni di Gabriellino e di Stefano Roncoroni che fanno il film, non so quanto non ci fosse della intenzionalità elusiva nei confronti della grande avventura fiumana. Esempio, Fiume doveva essere la città del Mare Nostro Adriatico, come in fondo Capiria era il Mediterraneo, il Mare Nostro con la guerra di Libia che si era appena conclusa. Quindi una celebrazione della romanità, del colonialismo romano, quindi italiano, per quanto riguarda la Libia dell'XI. Qui in fondo c'è questa idea di una costruenda Venezia, perché La nave è ambientata nel 500 d.C., quindi un'epoca ancora romana, con i barbari, l'impero d'Oriente, eccetera, eccetera. È quindi un mondo lontanissimo, eccetera. Però quello che poi succede in questa sorta di Venezia, di Venezia inventata, non è poi così dissimile da quello che succede a Fiume. Va bene? Anche lì c'è una sorta di meraviglioso disordine, anche lì c'è una guerra fratricida, una lotta fratricida, anche lì i sensi galoppano sfrenatamente, va bene, come a Fiume, leggere Comiso, leggere Il porto dell'amore, eccetera, eccetera, per ricordarsi di cosa poteva avvenire a Fiume. E quindi non so quanto plausibilmente, però è probabile che La nave in qualche modo sia l'atto finale, no? Un atto finale al cinema. Ancora una volta D'Annunzio usa i media e ancora una volta usa il cinema, ecco, per forse rappresentare questa debacle, anche se invece nella nave le sorti di Venezia sono radiose. E finiamo qui con una frase meravigliosa di Marco Grattico, no, che è il protagonista maschile orrendo nel film Alfredo Boccolini, Galaor, che se la deve battere, se la deve giocare spalla a spalla addirittura con Ida Rubinstein, non so, mima e danzatrice che era stata l'interprete del San Sebastiano parigino di D'Annunzio, con le musiche di Debussy, non so, ecco, quindi Ida Rubinstein è una dea, una dea, bene,
Ecco, però deve recitare insieme ad Alfredo Boccolini, che era un ex marinaio fuggito e che al cinema sarà poi conosciuto come Gallahor, come Maciste, no? Bartolomeo Pagano. Dicevo, questa frase di Marco Gradito, Marco Gradito, pessimo attore, grande muscolo ma pessimo attore, vicino alle forme serpentine, viperine di Basilio Ida Rubinstein, no? Trionfo del Liberty. E dicevo, arma la prora e salpa verso il mondo. Grazie. Ringraziamo questi i nostri interlocutori per le bellissime introduzioni alla mostra. Solo due notizie prima di andare a visitare la mostra. Una, i prossimi giovedì ci saranno, guardate sul nostro sito, comunque verranno mandati gli inviti, ci saranno una serie di appuntamenti dedicati proprio alla mostra di approfondimento. La mostra dura fino al 30 di aprile, quindi c'è tempo per visitarla, però ci saranno degli interessanti appuntamenti con, di cui saranno protagonisti i nostri docenti, sotto interni anche, per cui vi invito a guardare, vi invito a leggere, vi invito a partecipare, saranno intorno alle 17.30, quindi saranno abbastanza in tempo per poterci venire, per poter ascoltare, perché saranno molto interessanti. Parlerà di D'Annunzio Soldato, parlerà dell'ambiente letterario, si parlerà del teatrale, del cinema, si parlerà di tutto quello che questa sera abbiamo avuto soltanto tre minuti. Adesso vi invito ad andare a visitare la mostra, ci saranno altri curatori che gireranno se avrete curiosità e notizie da chiedere, informazioni eccetera. Vi ringrazio ancora, arrivederci a presto.